Fantini. Grazie Presidente. Questo emendamento è diverso parzialmente dal precedente, però insiste sullo stesso tema. I contributi ai partiti dovrebbero darlo le persone fisiche, cioè coloro che hanno diritti civili, politici, che votano. Questo principio è stato accolto nelle principali legislazioni europee, soprattutto dopo stagioni di scandali, per esempio in Francia nei primi anni 90, e per evitare esattamente che società a partecipazione pubblica o altri enti potessero assumere non solo un ruolo, diciamo, di ausiliare, di fiancheggiamento stabile, ma insomma anche collusivo. Comunque, chi ha il fine del lucro legittimamente nello statuto o anche nel codice civile come scopo statutario, non si capisce perché debba impegnare denaro proprio per finanziare partiti politici. Allora, però, tenendo conto delle osservazioni svolte in commissione, noi abbiamo presentato un emendamento più limitato che consente appunto il contributo ai partiti politici, alle persone fisiche e anche alle società, ad esclusione però delle società a partecipazione pubblica. E su questo credo che potremmo tutti convenire, ad esclusione delle società a partecipazione pubblica e anche della nozione di enti, che è una nozione, come sappiamo, abbastanza polisensa e piuttosto vaga, perché riguarda sia gli enti privati che gli enti pubblici. Quindi sosteniamo questo emendamento con intento costruttivo, come è chiaro, noi voteremo comunque questa riforma che è necessaria ed urgente, però speriamo di renderla più rigorosa ed efficace in qualche punto e ci aspetteremo veramente anche qualche motivazione contraria in caso di dissenso. Grazie Presidente.